Buongiorno a tutti dal vostro caro amico Braust e benvenuti ad un nuovo episodio di Terzo Quarto Sguardo, la nostra serie dedicata ai top games pubblicati a partire dall'anno 2000. Oggi vi parlerò di Dead Space, sparatutto in terza persona e survival horror del 2008, sviluppato da EA Redwood Shores e pubblicato da Electronic Arts per PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Se ci avete mai giocato, di sicuro ve lo ricordate. Dead Space è uno di quei giochi che lasciano il segno, perché sono molto coinvolgenti da un punto di vista emotivo, nel senso che ti mettono addosso l'ansia, e se ci giochi di sera non ti fanno più addormentare. Comunque un must per tutti gli appassionati di horror fantascientifici. Come funziona? È uno sparatutto in terza persona, con la classica visuale sopra la spalla, rilanciata alla grande pochi anni prima dal mitico Resident Evil 4, con il quale condivide la tematica horror, anche se qui siamo su un'astronave nel futuro e non in uno sperduto villaggio spagnolo. Pur essendo fondamentalmente un gioco d'azione, non manca qualche semplice rompicapo da risolvere e soprattutto ha una trama interessante da seguire, che aggiunge spessore all'esperienza. Le armi sono particolari, vedi l'iconica lama al plasma con cui tagliare gli arti degli avversari o la pistola a campo di forza, ideale per tenerli alla larga. E con il fatto di essere ambientato nello spazio, ci hanno infilato anche delle sezioni a gravità zero, in cui ti trovi i nemici addosso senza neanche capire da dove arrivano. Oltre alle armi, il giocatore ha anche a disposizione un modulo di stasi, con cui può rallentare meccanismi e avversari. E un modulo cinetico con cui spostare ed eventualmente lanciare oggetti, un po' come la pistola gravitazionale di Half-Life 2. Infine, cosa molto caratteristica, sullo schermo non sono mostrate le classiche barre con la vita, le munizioni, la minimappa, gli obiettivi, eccetera. Ci sono delle interfacce apposite per visualizzare queste informazioni che sono però parte dell'ambientazione e non interrompono quindi il gioco, a grande vantaggio, secondo me, dell'immersione. Ok, chiuso il capitolo sul gameplay, passiamo all'ambientazione e alla trama. Dead Space è ambientato nell'anno 2508 e il giocatore veste i panni di Isaac Clarke, un ingegnere di una compagnia mineraria. Il gioco inizia con Isaac e una piccola squadra della compagnia diretti verso la USG Ishimura, un vecchio vascello minerario in orbita attorno al pianeta Aegis 7, su cui lavora la compagna di Isaac, Nicole Brennan, e da cui è stata inviata una richiesta di soccorso. La Ishimura è un planet cracker, in pratica un'astronave che distrugge pianeti per ricavarne minerali, e quando la nave su cui viaggia Isaac le si avvicina, pare effettivamente in difficoltà, essendo priva di energia e delle comunicazioni. Giunta a bordo dell'Ishimura, la squadra di soccorso scopre rapidamente che la situazione è ancora più grave del previsto, dato che sull'astronave si aggirano delle creature mostruose, i cosiddetti necromorfi, che sembrano aver fatto strage dell'equipaggio. Rimasto separato dai compagni durante un attacco, Isaac inizia così la sua avventura, che lo porterà a scoprire gli orrori dell'Ishimura, il mistero del marchio, un manufatto alieno ritrovato sul pianeta EG7, e naturalmente la sorte della fidanzata Nicole. Dead Space non è un gioco per i deboli di cuore. L'atmosfera generale è molto cupa e inquietante, sia grazie alle immagini, con i necromorfi e le loro vittime che fanno davvero impressione, sia grazie al comparto audio, capace di farti saltare sulla sedia ad ogni momento. Per la mia esperienza, è ancora oggi uno dei migliori survival horror che mi sia capitato di giocare, con la sua ambientazione stile Alien, i mostri raccapriccianti e la storia intrigante, anche se per certi aspetti solo accennata. E d'altra parte è normale che gli autori abbiano preferito tenersi da parte qualche argomento da sviluppare meglio in eventuali capitoli successivi della serie. I nuovi capitoli sono poi effettivamente arrivati e sono in particolare due titoli principali, Dead Space 2 del 2011 e Dead Space 3 del 2013, che seguono sempre le vicende del nostro Isaac Clarke, e tre spin-off. Dead Space Extraction del 2009, uno sparatutto a scorrimento che fa da prequel al primo Dead Space, Dead Space Ignition del 2010, un puzzle game che fa invece da prequel a Dead Space 2 e che è stato stroncato dalla critica, e infine un Dead Space per dispositivi mobili uscito nel 2011. Purtroppo per gli appassionati, la serie si è quindi fermata con Dead Space 3, che pur avendo ricevuto buone critiche, è stato deludente da un punto di vista delle vendite, fatto che probabilmente ha contribuito anche alla successiva chiusura dello studio che lo ha realizzato.
Come dicevo all'inizio, Dead Space è stato sviluppato da EA Redwood Shores, uno studio facente parte del colosso Electronic Arts, fondato nel 1998 e con sede appunto a Redwood Shores, in California. Dopo vari titoli sviluppati soprattutto sotto licenza, tra i quali voglio ricordare almeno Il Signore degli Anelli e Il Ritorno del Re del 2003 e Il Padrino del 2006, EA Redwood Shores ottiene il suo più grande successo proprio con Dead Space del 2008, un titolo originale che la consacra tra le aziende sviluppatrici di videogiochi, tanto da venire ribrandizzata come Visceral Games nel 2009, acquisendo quindi una maggiore autonomia sotto EA. Purtroppo però sarà un successo di breve durata, perché dopo i risultati deludenti di Dead Space 3 e il progetto mai concluso di un gioco ambientato nell'universo di Star Wars, la divisione verrà chiusa da EA nel 2017 e con questo fatto sono probabilmente svanite anche le ultime possibilità di vedere un nuovo capitolo della serie Dead Space. Comunque, tornando al nostro Dead Space del 2008, non sono stati rilasciati DLC degni di nota, solo un mucchio di skin con qualche potenziamento delle armi, di cui si poteva e si può fare tranquillamente a meno. Per quanto riguarda l'accoglienza da parte della critica, il gioco ha ottenuto buoni riscontri, con una media sulle recensioni tra 85 e 89 su 100 a seconda della piattaforma, mentre le vendite sono state ritenute inizialmente deludenti, anche se poi sono cresciute con il passare del tempo. E arriviamo così alle curiosità. Il nome del protagonista è un chiaro omaggio a due grandi scrittori di fantascienza, Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, anche se le fonti di ispirazione per gli autori del gioco vanno più cercate in film come Alien, Punto di Non Ritorno, La Cosa e Sunshine, e nei giochi della serie Resident Evil, Silent Hill e System Shock. Se il collega di Isaac, Zach Hammond, vi ricorda qualcuno, probabilmente avete in mente il famoso messaggero persiano di 300, interpretato dall'attore Peter Mensah, che ha prestato voce e volto al personaggio. Il gioco è diviso in 12 capitoli e prendendo la prima lettera di ogni nome di capitolo in inglese si forma la frase Nicole is dead. E qui forse avrei dovuto mettervi uno spoiler alert, ma non è finita. Alla fine di ogni parola della frase corrisponde uno scontro con un boss e negli ultimi 4 capitoli, corrispondenti alla parola dead, muoiono, penso un po', 4 personaggi della storia. Geniale, vero? Per promuovere il gioco e creare interesse attorno all'ambientazione, prima e in prossimità dell'uscita di Dead Space è stato prodotto e distribuito diverso materiale, tra cui una miniserie a fumetti, un film d'animazione, Dead Space La Forza Oscura, e un sito web interattivo, giocabile in pratica come una vecchia avventura per PC. A questo proposito, ad un certo punto pareva che niente meno che John Carpenter fosse interessato a dirigere un film basato sulla serie, ma poi purtroppo non se n'è fatto niente. E per finire, questo è davvero da provare, restando sulla schermata iniziale senza premere nessun tasto per una ventina di secondi, parte una simpatica ninna nanna, accompagnata dalle immagini di alcune delle morti più atroci del nostro povero Isaac. Poi ve la metto, così la vedete. Bene. Con questo direi che siamo giunti alla fine. Pollice su se il video vi è piaciuto e se siete interessati a questi approfondimenti vi consiglio di andare sull'home page del nostro canale, dove ne potete trovare altri. E comunque in futuro ne arriveranno di nuovi, perché di giochi belli da raccontare ce ne sono per fortuna ancora tanti. Ciao a tutti e alla prossima!